Vangelo di San Giovanni, capitolo 8. Ma Gesù andò al Monte degli Ulivi, e sul fare del giorno tornò nel Tempio, e tutto il popolo venne a Lui, ed Egli, postosi a sedere, li ammaestrava. Allora gli scrivi e i farisei gli menarono una donna colta in adulterio, e fattala stare in mezzo, gli dissero: «Maestro, questa donna è stata colta in flagrante adulterio. Or Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare queste tali. E tu che ne dici?» Or dicevan questo per metterlo alla prova, per poterlo accusare. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere col dito in terra. E siccome continuavano a interrogarlo, Egli, rizzatosi, disse loro: «Chi di voi è senza peccato, scagli il primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo scriveva in terra. Ed essi, udito ciò, e ripresi dalla loro coscienza, si misero ad uscire ad uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi. E Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. E Gesù, rizzatosi e non vedendo altri che la donna, le disse: «Donna, dove sono quei tuoi accusatori? Nessuno t'ha condannata?» Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù le disse: «Neppure io ti condanno, va e non peccar più». Or Gesù parlò loro di nuovo, dicendo: «Io sono la luce del mondo. Chi mi seguita non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». Allora i farisei gli dissero: «Tu testimoni di te stesso, e la tua testimonianza non è verace». Gesù rispose e disse loro: «Quando anche io testimoni di me stesso, la mia testimonianza è verace, perché io so donde sono venuto e donde vado. Ma voi non sapete donde io vengo né dove io vado. Voi giudicate secondo la carne, io non giudico alcuno. E anche se giudico, il mio giudizio è verace, perché non sono solo, ma sono io col Padre che mi ha mandato. D'altronde nella vostra legge è scritto che la testimonianza di due uomini è verace. Or son io a testimoniare di me stesso, e il Padre che mi ha mandato testimonia pure di me». Onde gli dissero: «Dov'è tuo Padre?» Gesù rispose: «Voi non conoscete né me né il Padre mio. Se conosceste me, conoscereste anche il Padre mio». Queste parole disse Gesù nel Tempio, insegnando nel Tempio, e nessuno lo prese, perché l'ora sua non era ancora venuta. Egli dunque disse loro di nuovo: «Io me ne vado, e voi mi cercherete e morrete nel vostro peccato. Dove vado io, voi non potete venire». Perciò i giudei dicevano: «S'ucciderà egli forse, poiché diceva: dove vado io, voi non potete venire?» Ed egli diceva loro: «Voi siete di qua giù, io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Perciò v'ho detto che morrete nei vostri peccati, perché se non credete che sono io, il Cristo, morrete nei vostri peccati». Allora gli domandarono: «Chi sei tu?» Gesù rispose loro: «Sono per l'appunto quel che vo dicendovi. Ho molte cose da dire e da giudicare sul conto vostro, ma colui che mi ha mandato è verace, e le cose che ho udite da lui le dico al mondo». Essi non capirono che egli parlava loro del Padre. Gesù dunque disse loro: «Quando avrete innalzato il Figliuolo dell'uomo, allora conoscerete che sono io il Cristo,
e non fu nulla da me, ma dico queste cose secondo che il Padre mi ha insegnato. E colui che mi ha mandato è meco. Egli non mi ha lasciato solo perché fo del continuo le cose che gli piacciono. Mentre egli parlava così, molti credettero in lui. Gesù allora prese a dire a quei giudei che avevano creduto in lui: «Se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli, e conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi». Essi gli risposero: «Noi siamo progenie di Abramo e non siamo mai stati schiavi di alcuno. Come puoi tu dire, voi diverrete liberi?» Gesù rispose loro: in verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non dimora per sempre nella casa, il figliuolo vi dimora per sempre. Se dunque il figliuolo vi farà liberi, sarete veramente liberi. Io so che siete progenie di Abramo, ma cercate di uccidermi, perché la mia parola non penetra in voi. Io dico quel che ho veduto presso il Padre mio, e voi pure fate le cose che avete udito dal Padre vostro. Essi risposero e gli dissero: il Padre nostro è Abramo. Gesù disse loro: se foste figlioli di Abramo, fareste le opere di Abramo, ma ora cercate di uccidere me, uomo che v'ho detta la verità che ho udita da Dio. Così non fece Abramo. Voi fate le opere del Padre vostro. Essi gli dissero: noi non siamo nati da fornicazione e abbiamo un solo Padre, il Dio. Gesù disse loro: se Dio fosse vostro Padre, amereste me, perché io sono preceduto e vengo da Dio, perché io non sono venuto da me, ma è Lui che mi ha mandato. Perché non comprendete il mio parlare? Perché non potete dare ascolto alle mie parole? Voi siete progenie del diavolo che è vostro padre e volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità perché non c'è verità in lui. Quando parla il falso, parla del suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. E a me, perché dico la verità, voi non credete. Chi di voi mi convince di peccato? Se vi dico la verità, perché non mi credete? Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Per questo voi non le ascoltate, perché non siete da Dio. I giudei risposero e gli dissero: non diciam noi bene a dire che sei un samaritano e che hai un demonio? Gesù rispose: io non ho un demonio, ma onoro il Padre mio e voi mi disonorate. Ma io non cerco la mia gloria, v'è uno che la cerca e che giudica. In verità vi dico che se uno osserva la mia parola, non vedrà mai la morte. I giudei gli dissero: or vediam bene che tu hai un demonio. Abramo e i profeti sono morti, e tu dici: se uno osserva la mia parola non gusterà mai la morte. Sei tu forse maggiore del padre nostro Abramo, il quale è morto? Anche i profeti sono morti. Chi pretendi d'essere? Gesù rispose: se io glorifico me stesso, la mia gloria è un nulla. Chi mi glorifica è il Padre mio, che voi dite d'essere vostro Dio e non l'avete conosciuto. Ma io lo conosco, e se dicessi di non conoscerlo sarei un bugiardo come voi. Ma io lo conosco e osservo la sua parola. Abramo vostro padre ha giubilato nella speranza di vedere il mio giorno, e l'ha veduto e se ne è rallegrato. I giudei gli dissero: tu non hai ancora 50 anni e hai veduto Abramo? Gesù disse loro: in verità vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono. Allora essi presero delle pietre per tirargliele, ma Gesù si nascose ed uscì dal tempio.